Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis. Io sono Rob e questo è il terzo episodio per Kena Bridge of Spirits. Avevamo lasciato la nostra eroina aver ottenuto l'arco per poter risolvere il problema della corruzione all'interno del villaggio e all'interno della casa dove si poteva trovare uno dei ricordi di Taro. Il nostro obiettivo è quello di trovare lo spirito di Taro e, diciamo, assolverlo, anche se i due fratellini piccoli che lo stanno cercando forse non sanno bene che è morto e non c'è più. Ma comunque non è sicuro tutto questo, quindi ne stiamo cercando appunto lo spirito e lo stiamo cercando di far passare oltre, che poi è il compito dello spirito guida, che poi è Kena. Back again. I'll toss up another set of targets. Ok, qua ci fa riallenare con l'arco. Molto bello come funziona sul DualSense. Allora, questa l'avevamo rialzata. Questa è una curvatura. La curvatura ci permette di raggiungere gli altri luoghi sulla mappa. A proposito, vediamo la mappa. La paura di Taro. Qui c'è la casa di Rusu, dove si può andare anche in teoria molto rapidamente, però facciamo un pochino un giro, anche perché un altro dei nostri obiettivi è certamente quello di trovare altri rot che magari sono nascosti da qualche parte. Adesso io in teoria posso prendere quel coso lì. Perfetto. You'll need to move quickly for this one. Follow the path and hit all six targets before time runs out. Ready? Go. Sempre se capisco qual è il percorso. No. Dovrei aver fatto. E otteniamo cose. In realtà non volevo cose, io volevo... magari un pochino di rot. Allora, andiamo, vediamo se si riesce a manipolare bene questa cosa, visto che non è facilissima. No, semplicemente cristalli, non altri rot. Vediamo un po' per di qua, sto scendendo ma dall'altro lato, no? Io volevo andare... voglio andare ad esplorare. Un negozio di cappelli, ma... ci dà? Niente. Semplicemente tutte prove per capire un po' come funziona l'arco. Allora, vediamo, questo qua non ce l'ho, lo prendiamo. Questo non ce l'ho, lo prendiamo. E poi li andiamo ad indossare tutti. Perfetto. E le nostre compere sono state fatte. Adesso io posso colpire questi. Vorrei capire tanto cosa ci portano. Ah, no, questo è utile. Aumenta il nostro karma.
Si trovano qui. Molto bene, molto bene. Allora sì, ce ne sono un botto. Ce ne sono un botto in realtà. Allora, intanto posso potenziarmi. Beh, mettere 3 per rallentare brevemente il tempo. Al prossimo che facciamo, punto. Quindi c'è poco da fare. Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Non ho capito. All'uccellottero dipinto? Fatto. Molto bene. Ora voglio andare a vedere la casa lassù. Poi si può procedere. Cioè il percorso da quest'altro lato. Credo sì. Voglio andare a vedere questo. Qua mi sa che già ci sono passato. Però c'erano anche delle cose da prendere. Qui c'è il vento come Ghost of Tsushima. Come è segnato sulla mappa? Non è segnato come marchingegno, quindi qua avevamo combattuto, non so se si può tornare indietro. Non ha molto senso visto che era buio. Comunque ci siamo. Ci siamo. Adesso abbiamo l'arco, ma non è cambiato molto. Stiamo comunque nel punto dove dovevamo stare. Non ho ancora capito cosa devo fare io con questa cosa qui. Nulla. Nulla per adesso. Il mio obiettivo mi fa girare intorno alla casa. Vediamo dall'altro lato. Ma io pensavo di utilizzare il fiore, ma invece sta molto bene, però non so dove va.
Questa già è aperta. C'è una reliquia nella casa finché non elimino la corruzione c'è poco da fare, però secondo me faccio il giro a sto punto. Proviamo a fare il giro. Però non lo faccio il giro se non mi tirano su. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Yeah. Ah, devo usare la maschera. Intanto potenziamo l'arco. Sì, continuo a non capire. Cioè, secondo me devo trovare un fiore. Perché io poi è inutile che... Cioè, se lo sparo non succede nulla. Thank you.
right there. Punto dove non siamo andati è sicuramente da questa parte, ma non so quanto si possa scendere, però effettivamente forse sì, si scende effettivamente, si combatte anche, va bene. C'è qualcun altro? Eccolo. Preso pieno e adesso possiamo usare anche i rot. Vediamo se ci arriviamo. Non ci arriviamo. Però. Intanto tiriamo su questo. Posso anche usare, non so se poi se gli tiro una freccia funziona uguale, posso anche farlo. Funziona. Funziona, funziona, Molto bene. Funziona anche questo. Perfetto. Altro viaggio rapido. Però a lui parliamo, se no da qui. Da qui, qui che c'è? Ah! Punto di meditazione. Riposa e concentrati per aumentare in modo permanente la salute massima. Ma che bello! Ha veri molto senso. Ma questo è buono. Pure di abbastanza, mi piace questa cosa, è carina proprio, cioè hanno buone idee. Con i Bobo, sì, Bobo. Ormai Baldo mi è entrato dentro i rot che stanno lì e si riposano anche loro.
Direi che ci siamo. Ok, probabilmente quindi c'è anche dall'altra parte per tornare su. Perfetto. Frecce del teletrasporto. This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. Be careful, Kena. Ma certo. È diventato Tarzan della PS1. Ah, potevo. Vabbè, però. Perché non ho saltato, maledizione. Combattimento. Dopo ci ritorno, però voglio vedere cosa c'era lì. Forse c'era un rot, quindi lo voglio andare a prendere. Dopo faccio viaggio rapido e vado a vedere solo quella cosa lì. Ci ho messo troppo. Questa cosa si può bloccare il tempo, rallentare il tempo, secondo me è OP. No. Preso. Non so se l'ho preso, non credo. Preso. Preso. Ok. Cavaliere di legno. Va bene. Come se non avessi schivato. Mi prende comunque. Meglio che lo paro quello. Non gli levo nulla! L'ho schivato! Parry! Fatto, 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 fatto! Quello era parry, lo era proprio. Molto bene. Potevano farlo con un'animazione migliore o comunque per farti capire che effettivamente era proprio un parry, ma diciamo che è andato bene, dai. È andato bene. Ci ho messo solo un attimo a capire che cosa stava accadendo, ma è andato bene. È tutto libero. Sacra lama. Questo è uno dei ricordi di Taro. Un'altra maschera. No, nella maschera, quindi adesso lo possiamo vedere come ricordo, immagino. Musiche e sonoro
Molto molto buono. Molto molto buono. I made that knife for Taro and il coltello di Taro. He loved these woods. And I tried my best to teach him the old ways, consumed by the troubles of our village. I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Ok. Perfetto. La paura di Taro. La foresta dimenticata, lì bisogna incontrare Rusu. Per dire, rispetto anche a un Lost in Random, il dialogo molto più tranquillo. Tre frasi dense, senza stare lì tre ore. Ma tu chi sei? Dove vai? Perché mi vorresti dire che quindi forse nel mondo c'è... No, anche meno, infatti va bene. Karma aggiuntivo richiesto, 27 devastante. No, beh, semplicemente colpisce il nemico bloccato, la treccia si spezza e infligge danni ai nemici vicini. Kena può scagliare 5 frecce prima di ricaricare. Se no... Inizia il combattimento con un'azione rotta disponibile. Ti aspetto, questo è ottimo. Il karma lo usiamo per quello. Lo aspetto lì, lo aspetto. Ah, mi sa che li devo tirare su tutti e due. Ok. Con calma che sennò... Vabbè, vediamo un po' qua dentro che c'è. Mangiate, mangiate. Che c'è qua dentro? Ah, ma, ah, così adesso abbiamo due azioni rot. Ok, ok, ok. Due azioni rot, molto buono. Prossimo 35. Ricorda, questo ricorda i giochi vecchi. Questo ricorda i giochi vecchi. Che è molto buono. Questa è la versione moderna di un gioco come Spiro. È la versione moderna di un gioco come Spiro. Va benissimo. Va benissimo. Non è che ci voleva tanto, eh. Allora. Qua mi fa anche passare da questa parte. Vabbè, che tanto mi sa che non è che c'era più nient'altro. Forse c'è qualche cosina da aprire. Sì. Dammi il comando. Alto comando, sì.